Ciao, sono Elisabetta Galeano e sono una money coach. In sostanza aiuto le persone, soprattutto donne, a intraprendere un percorso di consapevolezza nei confronti delle proprie finanze personali. Supporto in questo percorso sia dal punto di vista pratico, quindi attraverso strumenti utili per tenere traccia delle proprie entrate e uscite o come costruire insieme un budget personale, ma anche dal punto di vista emotivo, andando a lavorare sul proprio mindset e sulla propria storia economica. In sostanza, aiuto tutte quelle persone che si domandano che fine hanno fatto i miei soldi a fine mese, perché ho l'ansia di guardare il saldo del mio conto o come faccio a iniziare a risparmiare. Il mio rapporto col denaro lo definirei consapevole, nel senso che conosco i miei punti di forza, le cose su cui sono particolarmente brava, ma conosco anche le mie aree di miglioramento, quelle su cui invece ho ancora lavoro da fare, perché come tutti, nessuno di noi è perfetto, insomma. Di sicuro dietro ogni scelta ho sempre chiara la motivazione che mi spinge a farla. A volte forse la mia prudenza tende ad essere anche un po' troppa. Ecco, non mi butto spesso facilmente e questo fa di me una fortissima formica, nel senso che sono una persona appunto con una tendenza ad essere molto attenta all'avere un cuscinetto per il futuro. Ecco, sono molto formica. Il ricordo che ho del mio primo stipendio, perché ho lavorato prima per 10 anni come dipendente, quindi ho iniziato da lì, è stata la fantastica sensazione di avere una mia economia da gestire, sempre, ho cercato sempre di farlo con attenzione, ma soprattutto il potere dell'indipendenza, quindi la possibilità di fare tutte le mie scelte in autonomia. Questa è stata la sensazione più bella in assoluto. Quando ero bambina la mia materia preferita è sempre stata la matematica, mi sono sempre piaciuti i numeri, a 11 anni avevo già chiaro che avrei studiato economia, cosa che poi effettivamente ho fatto, ma il rapporto con il denaro non è fatto solo di numeri, quindi sicuramente è cambiato da quando ho iniziato a lavorare perché ho dovuto imparare tante cose che vanno oltre il semplice fare i calcoli, anche se mi sono impegnata anche da quel punto di vista. Ovviamente adesso parlare di soldi è il mio lavoro, quindi ancora di più tende a cambiare ogni giorno, perché incontro storie di altre persone che durante la strada poi tendono a diventare anche un po' mie, perché ne faccio anch'io parte. Questo è il mio primo freelance camp, sono molto felice di partecipare, spero che insomma poi ci saranno altre occasioni in futuro. Ho scelto di partecipare perché il tema ovviamente mi interessava al 100% e anche perché credo che più se ne parli meglio è, più informazioni riusciamo a diffondere e più persone riescono a migliorare il proprio benessere economico. Quindi il messaggio che vorrei passasse, ma passerà sicuramente da tutti gli speaker, è questo. La canzone che ho scelto per rappresentare il mio rapporto con i soldi è Roar di Katy Perry perché mi dà una carica di energia pazzesca e perché giorno dopo giorno cerco sempre di migliorare il mio ruggito.